una giornata mondiale della gioventù che è diventata un segno profetico per la Polonia, per l'Europa e per il mondo, grazie alla nuova generazione di giovani continuatori del pellegrinaggio iniziato da San Giovanni Paolo II. Così Papa Francesco ha parlato del grande incontro dei giovani di Cracovia il 3 agosto, al ritorno dal viaggio in Polonia, all'udienza generale tenuta in aula Paolo VI, incontro nel quale, ha proseguito, i partecipanti hanno dato il segno di speranza che si chiama fraternità, tanto importante in questo mondo in guerra. Lo confermano le testimonianze di giovani, sacerdoti e vescovi presenti a Cracovia. Quando veniamo alla GMG vediamo tantissimi volontari, solo qui in Polonia 40.000 volontari. Vediamo i giovani da tutto il mondo, da più di 180 paesi che sono venuti qui per pregare insieme col Santo Padre, per mettere Gesù sul primo posto e per essere insieme. Questo è un segno di speranza per tutto il mondo. To be merciful is just the sense of my life, you know. Essere misericordioso è il senso della mia vita, sa, non ha niente a che fare con l'atteggiamento di chi, quando vede che le persone sono ferite, passa oltre. You are just passing them by. Io invece mi sento di doverli aiutare, offrendo loro la mia felicità, la mia gioventù. Questo significa per me essere misericordioso. That's for me what to be mercy. Poi il secondo messaggio, essere vicini ai suoi coetanei, essere vicini a quelli che sono nelle sue famiglie, nelle sue scuole, nelle sue parrocchie. E questo è anche un tornare a casa e anche trovare un posto nuovo nella parrocchia, trovare un posto nuovo nella comunità, trovare un posto nuovo anche nella famiglia. Non tornare alla stessa casa. Se diamo il primo passo verso i nostri fratelli pure, possiamo fare delle esperienze meravigliose che non ci aspettiamo, e questo veramente cambia la nostra vita. Non la comodità, non l'aspettare, non la mancanza di speranza, la mancanza di fiducia in Dio. Il mettersi in gioco, il confidare, lo sperare, l'agire fa tutta la differenza. Io non so come fanno. Parlano lingue diverse, ma riescono a capirsi. E perché? Perché hanno questa volontà di andare insieme, di fare ponti, di fraternità. Sono venuti anche con le loro ferite, con i loro interrogativi, ma soprattutto con la gioia di incontrarsi. E ancora una volta hanno formato un mosaico di fraternità. Si può parlare di un mosaico di fraternità? Sicuramente per i giovani è molto importante questa esperienza della Chiesa Universale. Per loro la GMG è come un specchio nel quale loro potevano anche vedere chi sono loro, come i giovani polacchi, come i giovani cristiani, come i giovani di questa parte del mondo. Grazie a tantissimi viaggi all'estero, grazie a tantissimi ospiti che sono venuti qui in Polonia all'occasione della GMG, davvero i giovani polacchi avevano questa opportunità di ascoltare, di vedere che Chiesa Universale è molto ricca, è molto aperta a tutti i giovani, con i loro talenti, con tutto che loro vogliono fare per la Chiesa. Questi sono i ragazzi di Francesco che stanno recependo a fondo il suo messaggio, che gli dice di non stare seduti, che gli dice di non fare i pensionati a 25 anni, che gli dice di rimboccarsi le maniche, che gli dice di non stare alla finestra a vedere quello che passa attorno a loro, ma di essere i protagonisti di una vita, di una storia e di un impegno che li deve compromettere fino in fondo. Mi sembra che questa generazione di Francesco stia recependolo questo messaggio. Credo che offrendo il proprio tempo e la propria persona si arrivi ad una gioia che è immensa, che non è, come ha detto anche il Papa ieri, non è una gioia passeggera, una piccola gioia, è invece una grande gioia, quella di offrirsi agli altri. Papa Francesco ha poi ricordato le altre tappe del suo viaggio in Polonia, a partire dalla visita al santuario mariano di Częstochowa, alla madre del popolo polacco, che tanto ha sofferto e che con la forza della fede si è sempre rialzato, un popolo che custodisce la speranza attraverso le prove. Qui a Jasnagura noi sperimentiamo che Dio è buono soprattutto
nel confessionale, nel sacramento della penitenza, che Dio è buono, misericordioso, vicino all'uomo, come ci dice Padre Santo, come ci dice Papa Francesco. Un paese, la Polonia, che cerca oggi l'equilibrio tra tradizione e innovazione e ricorda a tutta l'Europa che non può esserci futuro per il continente senza i suoi valori fondanti. E tra questi valori, ha ricordato il Papa, c'è la misericordia, di cui sono stati speciali apostoli Santa Faustina Kowalska e San Giovanni Paolo II. Qui in Polonia parliamo della generazione di Giovanni Paolo II e sono i giovani oggi ormai maturi che sono cresciuti in base all'insegnamento di San Giovanni Paolo II, i giovani che sono aperti, che vogliono uscire, che compiono tante opere di misericordia. Abbiamo frutto di una delle visite di Santo Padre Giovanni Paolo II in Polonia, che è la fondazione per nuovo secolo, per nuovo millennio, che è la fondazione dei giovani, che organizza l'aiuto, i stipendi per i ragazzi che vengono dalle famiglie più povere e sono molto bravi, e ci aiuta con questi stipendi, borse di studio, di poter studiare, di poter poi dare la testimonianza. I see more and more young people who are thinking about it, who try to see this poor people. Credo che sempre di più i giovani ci pensino, cerchino i poveri per aiutarli, raccogliendo per loro offerte caritative, dedicando loro la loro stessa vita. Sì, ritengo pertanto che possiamo cambiare le cose. Abbiamo in noi il fuoco e la forza per farlo e sono veramente grato a Papa Francesco per aver trattato questi temi in molti dei suoi discorsi dall'inizio del suo pontificato fino ad oggi. And I'm really thankful to Pope Francis that he's touching these problems in many of his speeches. From the beginning of his election. Sì, penso quindi che questo possa rappresentare una grande opportunità per la società polacca, per diventare una società più civile, più compassionevole e anche misericordiosa. To be more compassionate society and also merciful society. Per parlare al mondo che deve rispondere alla sfida di una guerra a pezzi, il Papa ha poi visitato in silenzio il campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau. In quel silenzio ho ascoltato, ho sentito la presenza di tutte le anime che sono passate di là. Ho sentito la compassione, la misericordia di Dio che alcune anime sante hanno saputo portare anche in quell'abisso. In questo luogo in cui ogni dignità umana era tolta, negata, Padre Kolbe ha vinto questo modo con un gesto molto importante. Ha dato la vita. Solo l'amore crea. Questa era una frase molto cara a San Massimiliano. L'odio distrugge. Solo creare ponti crea fiducia. Solo creare relazioni è il modo migliore per vincere e sconfiggere l'odio e l'individualismo. Desgraciadamente il nazismo non ha muerto. Purtroppo il nazismo non è morto, ha soltanto cambiato faccia. Oggi ci sono discepoli di quel nazismo e di coloro che pensano di imporre all'umanità la sottomissione e l'esclusione dell'altro attraverso una ideologia totalitaria. L'umanità lo che è sua visione e che l'altro sta escluido. Purtroppo assistiamo ad un Islam radicale assolutamente malato che uccide in nome di Dio, che è la peggiore blasfemia, il più bieco paganesimo. Qual è la peor della blasfemia, sia il peor paganismo. Sono le crudeltà di un mondo, ha concluso Papa Francesco, che è malato di dolore, di guerra, di odio e di tristezza. Per questo bisogna pregare il Signore perché ci dia la pace. Bisogna essere sensibili a questa povertà creata dal dolore, dalla paura di morte, e essere sempre coraggiosi, sempre aperti alle sfide. Apertura alle sfide è tipica per i giovani che non hanno paura di cominciare o ricominciare, di trovare le opere nuove.